CGM è un'associazione di volontariato dove la solidarietà non è la carità, ma è la capacità di rimuovere tutti quegli ostacoli che favoriscono l'emarginazione. Abbiamo portato oggi la nostra testimonianza alla conferenza nazionale del CSVNet qui a Bologna per raccontare non soltanto la nostra testimonianza come associazione, che è un'associazione giovanile di ragazzi di italo-marocchini, sono nati e cresciuti in Italia, ma anche di parlare delle nostre esigenze, ma delle esigenze dell'Italia in generale. Oggi abbiamo voluto lanciare anche la nostra campagna a favore delle vittime del recente terremoto che ha colpito l'Emilia-Romagna. Come piccola associazione vogliamo essere vicini a loro in questo momento di particolare difficoltà. Nella realizzazione delle diverse attività ci siamo concentrati soprattutto sulla campagna Italia Sono Anch'io, che chiede la cittadinanza per i bambini che sono nati e cresciuti in Italia sul diritto di voto. Questa è una battaglia culturale, sociale soprattutto, e di consapevolezza, perché si trovano diversi, sono tantissimi i bambini che sono nati in Italia ma che non hanno questo diritto. L'altra iniziativa che noi riteniamo che sia importante riguarda la scuola, che è una scuola di arabo per i bambini che sono nati in Italia e di italiano per le mamme. Quindi all'interno della stessa scuola la mamma impara l'italiano e il bambino impara l'arabo, perché queste due parti possono rincontrarsi da una parte all'altra. La mamma può aiutarlo a fare i compiti e sostenerlo all'interno della scuola e il bambino possa capire la mamma e i genitori all'interno della casa. L'ultimo convegno che abbiamo realizzato il 12 maggio di questo anno a Roma, presso la Casa del Volontariato di Roma, riguarda il futuro delle primavere arabe, parole e immagini di giovani di origine araba e italiani. Un convegno molto particolare in cui noi abbiamo voluto sottolineare come i giovani nella sponda sud del Mediterraneo hanno creato un qualcosa senza precedenti. In massa si sono rivolti nelle piazze per cercare di dire basta ad una dittatura che per tanti anni ha letteralmente ucciso il sistema civile, sociale e economico di quei paesi a favore di persone che sono stati lì soltanto per fare il proprio interesse. Sono ragazzi, sono soprattutto ragazze e ragazzi giovanissimi che in molti sono morti per una causa, per dire basta alla disuguaglianza sociale, basta alla discriminazione, che loro volevano i loro diritti di essere partecipi effettivi nella costruzione di un nuovo paese che loro sperano di esserne protagonisti. La nostra speranza è appunto per un Mediterraneo che sia di reciproca collaborazione. In questo senso l'Europa deve assumersi tutte le sue responsabilità e deve avere un occhio molto più vigile e guardare la sponda del sud del Mediterraneo in un'altra ottica, un'ottica di costruzione migliore e non soltanto di puntare sul proprio interesse individuale e personale.